Salve a tutti e bentornati a Flash News, l'appuntamento quotidiano con l'informazione sui canali social di Per Sempre News. Iniziamo con il caro voli. Il governo affida all'antitrust il compito di sorvegliare sugli incrementi delle tariffe aeree dopo la disputa sorta con alcune compagnie aeree, tra cui Ryanair, sulla norma che indicava un tetto massimo ai prezzi dei voli per Sicilia e Sardegna. Passiamo alle modifiche del codice della strada. Il nuovo codice della strada inizierà a breve il suo percorso in Parlamento. Costerà molto caro usare il cellulare alla guida, fino a 1.697 euro, 2 mesi senza patente e 10 punti alla prima violazione. L'esborso salirà fino a quasi 2.600 euro per i recidivi. La multa per eccesso di velocità supererà i 1.000 euro per chi viola per 2 volte i limiti in un centro abitato. Il governo vuole tolleranza zero per chi guida drogato o ubriaco. Introduce il divieto assoluto di assumere alcolici a seguito di condanne per reati specifici e l'obbligo di installare un alcolock, un dispositivo che impedisce al motore di accendersi se il tasso alcolemico è superiore allo zero. Stretta anche per i neopatentati, interdette per 3 anni le auto di grossa cilindrata e i monopattini per cui scatta l'obbligo di casco, targa e assicurazione. Una delle misure più attese è lo stop agli autovelox selvaggi, usati solo per fare multe, citando Salvini. Parliamo ora delle condizioni di Giorgio Napolitano. Le condizioni dell'ex capo dello Stato, già critiche da diversi giorni, sarebbero ulteriormente peggiorate negli ultimi 2 giorni. Passiamo ora all'IT Alert. Oggi alle ore 12 i telefoni cellulari in Lombardia sono stati raggiunti da un messaggio del nuovo sistema di allarme pubblico nazionale. La fase sperimentale è stata avviata in alcune regioni. Il 21 settembre toccherà alla regione Lazio e entro il 2023 sarà completata. Chiudiamo con il miracolo di San Gennaro. A Napoli si ripete miracolo di San Gennaro. Il sangue era già sciolto nell'ampolla all'apertura della teca nel Duomo di Napoli. L'annuncio alle 10:02. Tanta gente in cattedrale e anche all'esterno. Applausi hanno accolto la processione lungo la navata centrale fino all'altare principale. Poi l'annuncio dell'abate della Cappella del Tesoro, Monsignor Vincenzo De Gregorio, sull'avvenuto miracolo, seguito dallo sventolio dei fazzoletti bianchi. L'arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia, durante l'omelia, ha detto «Impegniamoci insieme per combattere l'emergenza sociale della nostra terra». Queste erano le notizie di oggi. Vi ricordiamo che il prossimo appuntamento con Flash News sarà domani, sempre alle 19, sempre sui canali social di Per Sempre News. Buona serata.